guardate, sono le 8, credo che gli dovrei semplicemente dire grazie, buonasera, buon sabato sera. Però due parole, due le voglio dire prima di tutto per ringraziarvi per essere stati qua fino adesso e per ringraziare moltissimo chi ha voluto questa iniziativa. Questo è, come avete già sentito, e io ribadisco, solo l'inizio di un percorso. Iniziative come queste si devono moltiplicare in tutti i territori. Un ringraziamento grandissimo va a Marilena, che ha già un grande lavoro sulle spalle e credo che sia ben consapevole che comincia per lei una cosa molto faticosa e molto complicata. Marilena è molto tenace e anche bella determinata, insomma, l'ho vista partire spesso con una determinazione tale per cui sono sicura che è in buone mani questa legge, che è una speranza. Di Khalid non dico quasi niente, è ormai amato e credo che ci abbia molto aiutato anche per il modo con cui si propone questo argomento, per la capacità anche di mediazione, di pazienza, di tolleranza che ha anche rispetto appunto alle violenze, insulti che accompagnano tutti questi temi. Questo è, diciamo, quello più significativo, ma intorno a questo ce ne stanno tanti altri. Avervi ascoltati è stato utilissimo, credo, a tutti noi tre, forse anche per ricordarci che si potrebbero comunque prendere dei provvedimenti su alcune cose. Dicevo adesso a Marilena, poco fa è stato raccontato una questione su cui sicuramente si può fare un'interrogazione, ma non sono solo, ci sono anche altri atti parlamentari che possono, secondo me, essere battaglie che intanto accompagnano questa. In fondo noi un pezzo della battaglia sui CIE invece l'abbiamo proprio vinta, perché se a Bologna il CIE ha chiuso i battenti e dopo Bologna, che è stata la prima città, guardate, e non è stato un caso che Bologna è stata la prima città che è diventata migliore perché senza il CIE, ci sono state altre città che si sono mosse su questa linea anche perché ci si è resi conto che si poteva vincere, e sapete che Milano va nella stessa direzione, in Friuli è stato chiuso anche Milano, l'ha riutilizzato. Sì, sì, lo destina ai profughi come abbiamo fatto noi. Naturalmente ogni problema che si risolve in realtà vede arrivarne un altro. Secondo me ci sarà presto la questione delle rette che vengono, diciamo, della cifra pro die pro capite che viene riconosciuta per il sostentamento, per il mantenimento dei profughi, mi sembra molto bassa e quindi sicuramente quello diventerà un... Però, diciamo, bisogna affrontarli una alla volta. Chiudo solo con due parole su questa questione. Guardate, mi colpiva un dato che ho letto proprio due minuti fa in un articolo che uscirà domani, non mio, del professor Prodi. È un caso, mi ha mandato l'editoriale che esce domani, che è dedicato al tema dell'immigrazione. E in questo editoriale il professore ricorda che sono 230 milioni le persone che vivono in questo momento in un paese diverso da quello in cui sono nati e che si stanno registrando più fenomeni di immigrazione. Noi continuiamo a guardare quello di quelli che arrivano a vivere qui, ci stiamo dimenticando di tutti quelli che da qui, nostri cugini, nipoti, fratelli giovani, figli, stanno andando all'estero, dove cominciano a incontrare anche loro barriere che si alzano. E poi c'è il terzo fenomeno, che è molto più limitato, che poi parlo dell'Italia in questo caso, ed è quello dei pensionati che se ne stanno andando perché con le loro pensioni vivono meglio in paesi dove il costo della vita è più basso.
Però quando ci si trova di fronte a un dato come 230 milioni di persone che vivono fuori di qui, io credo che noi dobbiamo farci una domanda. Noi pensiamo che questo si ferma perché Salvini urla che a lui non gli va che sbarchino in Italia o che arrivino in Italia gli immigrati? Noi pensiamo davvero che esiste la possibilità di alzare un muro o di chiudere una porta e così non arriva nessuno nel giardino di casa nostra? Noi pensiamo che vogliamo un mondo fatto come quello, una, vivere in una comunità come quella che oggi Salvini ci ha regalato a Bologna, dove è stato picchiato e malmenato fino a rompergli un braccio un giornalista che è in questo momento in ospedale, dove ci sono stati tumulti, dove ci sono arresti, dove ci sono stati fenomeni di violenza? O vogliamo pensare a un mondo e a una comunità coesa che vive in pace nella sua diversità? Se noi vogliamo un mondo che sceglie la pace, la coesione, la convivenza, questo mondo va costruito. È costruito, non so chi è stato, mi è piaciuto molto l'intervento di chi ha parlato della storia d'amore, ma non c'è neanche solo il cuore che parla in questa vicenda, c'è il cuore ma c'è anche la testa, perché è l'intelligenza che ci deve guidare a capire che questo mondo si costruisce con l'accoglienza, questo è il primo passo, quindi con un'accoglienza che non sprechi le risorse, come è avvenuto molto, molto, molto spesso fino ad oggi, e quello è il primo dei modi in cui si comincia a costruire, ma certamente la cittadinanza è il gesto più intelligente per costruire la comunità che noi vogliamo, perché è un modo per riconoscere all'altro il contributo che l'altro ha ed è anche un modo per responsabilizzare chi entra a casa nostra fino in fondo e per riconoscersi reciprocamente, per imparare a vivere insieme, assegnando e come dire all'altro i diritti che l'altro tra l'altro si è guadagnato un passo dopo l'altro, perché uno che paga le tasse a casa nostra ha diritto, dopo un certo numero di anni, se non desidera andarsene, diventare cittadino di questo paese. Tanto più ha diritto un bambino che nasce, perché tra l'altro sui minori vale anche la regola della discriminazione. Avendo noi sottoscritto la Convenzione ONU, dovremmo ricordarci che il fatto che ci sono bambini che sono cittadini e bambini che non sono cittadini, lì c'è anche un problema di discriminazione, perché c'è una diversità di trattamento che appunto può essere persino quella del bonus bebè. E quindi io credo che occorra da parte nostra lo sforzo anche di fare comprendere e di fare cambiare culturalmente questo paese, perché è un paese che vive di terrore. Chiudo davvero ricordandovi solo una cosa: il tema dell'immigrazione è il tema della paura, e quindi ha ragione Marilena quando dice che in questo momento il clima certamente non è dei migliori, e non è un caso che Salvini sta attraversando l'Italia senza sosta per tesaurizzare il massimo del suo consenso, e lo sta raccogliendo il consenso, perché l'altro ieri ci è arrivato l'ultimo dato dell'SVG, ci arrivano settimanalmente, guardate che la Lega sta guadagnando consenso, come è avvenuto in Francia con Marine Le Pen. Io credo quindi che anche la fatica di tutti noi deve essere quella di fare capire che invece noi vogliamo delle comunità pacifiche, che quello che è accaduto oggi a noi non piace, a nessun cittadino di Bologna deve piacere quello che è avvenuto oggi, tantomeno, voglio dire, bisogna anche dire che anche lì la violenza con cui si è risposta alla provocazione di Salvini ha fatto il gioco di Salvini, e quindi gli hanno fatto un bel regalo e di sicuro non hanno aiutato le ragioni dei Roma. Con questo ovviamente saluto tutti e alla prossima volta.